Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornata Monica Guerzoni, buonasera. Giornalista del Corriere della Sera. Buonasera, bentornato Massimo Cacciari, buonasera. Filosofo. Buonasera Anna Momigliano, bentornata, corrispondente dall'Italia del quotidiano israeliano Haaretz. Ciao Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora avete buonasera. Sentito, mentre Giorgia Meloni è al Consiglio europeo che si occupa anche della guerra in Israele, a casa intanto la sua maggioranza è piena di tensioni. Subito dopo la pubblicità. Professor Cacciari, allora sia all'ONU che al Consiglio europeo si sta parlando, discutendo anche animatamente della guerra in Israele e si fatica molto a trovare un'intesa, a trovare un compromesso. Ora, siccome lei ha detto che l'Occidente deve riscoprire il compromesso, ma abbiamo tutte le indicazioni per pensare che in realtà l'Occidente abbia riscoperto la guerra? Veda, c'è una... C'è un principio della filosofia politica che è proprio anche di San Tommaso, che dice che le guerre, qualunque guerra va condotta sulla base di una recta intentio, cioè anche durante la guerra i belligeranti devono avere l'intenzione di giungere a un patto. Se manca questa intenzione, la guerra diventa una guerra assoluta, cioè una guerra che può concludersi soltanto con la distruzione del nemico. Questa è una cosa tecnica, voglio dire, bisogna sapere questo. Cioè, o c'è la recta intenzio da parte di entrambi, chiaramente, di giungere a un punto di accordo, che sia un patto, cioè qualcosa che sta in piedi, non la pace eterna, ma un patto, oppure è inevitabile che la guerra prosegua in forme sempre più spietate, guerriglia sempre più spietata, fino a una conclusione catastrofica, o da una parte o dall'altra. Che è la situazione di oggi Io mi auguro che l'agente primo di questa guerra, che non sono gli europei, mi interessa, devo dire molto brutalmente, molto relativamente, quello che decidono gli europei, perché tutti sanno che la questione riguarda Israele, i palestinesi, parte del mondo arabo, ma ante omnia gli Stati Uniti d'America. Quindi se gli Stati Uniti d'America hanno l'intenzione e la forza di, come è stato già in passato, di condurre i contendenti verso un'intesa, verso un patto, ce la possiamo fare. Se agli Stati Uniti questa forza, questa volontà manca, correrà ancora drammaticamente, tragicamente, un oceano di sangue. Ma e chi rappresenta i palestinesi? I palestinesi sono in una grande crisi di leadership da prima ancora della morte di Arafat. È evidente che un popolo palestinese con la guida di Hamas, ma con Hamas in posizione di forza, è un popolo che è condotto dalla sua stessa leadership al massacro, viva Dio. Ma come si fa a non capire? Ma certo che è così. È evidente che c'è una leadership palestinese che è incapace di pensare sulla base di quella recta intenzio al patto. Ma dall'altra parte c'è anche Netanyahu. Viva Dio. Dall'altra parte c'è anche Netanyahu. Vogliamo parlarne o no? Viva Dio, anche Biden ha detto, attenzione, cerchiamo di non commettere gli errori che noi abbiamo commesso. Esatto. Anna Momigliano, condividi questa analisi del professor Cacciari? Ma io, sul tema dell'intenzione, no? Farei notare che da parte israeliana non c'è una recta intenzio, ma perché non c'è un intenzio, punto.
È evidente che questo governo, guidato da Netanyahu, non ha la minima idea di dove sta andando a parare. Da un lato abbiamo Hamas, la cui intenzione, che non rappresenta tutti i palestinesi per carità, la cui unica intenzione è seminare terrore e sangue. Abbiamo Israele, che è stato colto di sorpresa, vorrebbe entrare a Gaza, o così pare, ma non è ben chiaro qual è il loro cosiddetto endgame, dove vogliono andare a parare. Vogliono abbattere Hamas, bene, come? Io ho dubbi che si possa riuscire. E poi chi arriva? L'ISIS. E poi c'è Biden. Biden, a mio avviso, se dobbiamo prendere seriamente le sue parole, ha una recta intenzione. Sì. Lui ha detto a Netanyahu, attenzione, questa cosa dovrà portare a una soluzione con la questione palestinese che tu hai cercato di nascondere sotto il tappeto per 10 anni, ha parlato proprio di una soluzione, due popoli, due stati, quello è un po' uno slogan, noi non sappiamo il processo di pace, se si riarriva, a cosa porterà, però porterà a qualcosa. Ecco, quello che ha fatto Biden quando ha tirato fuori la cosa dei due popoli, due stati, è stato prendere per le orecchie Netanyahu e dire guarda che noi adesso ti stiamo salvando il deretano, perché tu da solo da questa situazione non ti tiri fuori, tu in cambio cambi e righi dritto, la pianti, di voler nascondere la questione palestinese. Siamo d'accordo. Allora, Monica Guerzoni, quindi diceva prima il professor Cacciari che il Consiglio europeo alla fine conta poco quello che dice l'Europa, e al di là del fatto che è divisa ancora una volta. Ma è Giorgia Meloni, che si trova in queste ore fino alla chiusura domani del Consiglio europeo a Bruxelles, che ruolo può giocare e sta giocando? A Giorgia Meloni, dopo una afasia dei primi giorni, ma era l'afasia di tutti noi che eravamo scioccati e non sapevamo bene neanche che cosa dire e cosa pensare, perché il terrore ha colpito tutti noi, si è mossa nel solco di Biden. È stata molto netta nel avvertire il rischio di una vendetta, perché era esattamente quello che Hamas andava cercando, seminando il terrore. Ha detto con chiarezza che il rischio è che la popolazione palestinese venga usata, anzi non è un rischio, purtroppo è una certezza, come scudi umani. E poi si è mossa, a un certo punto ha cominciato a fare anche lei la sua piccola parte, perché l'Italia è un piccolo paese rispetto all'enormità di quello che sta accadendo, è andata come unico leader del G7 alla conferenza del Cairo. Come ha tenuto a sottolineare ieri nel discorso alle Camere, sentito tutti i vari leader anche dei paesi arabi, e ha tenuto una posizione oggettivamente di equilibrio, penso che glielo possano riconoscere anche nell'opposizione, se si guarda appunto senza un pregiudizio alle mosse di questi giorni. Peraltro lo ha fatto in un momento di grandissima difficoltà personale, quindi secondo me l'equilibrio che ha tenuto, cercando di non aizzare anche l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica italiana è anche molto infiammabile su questi temi, e non solo quella italiana. Andrea Scanzi, tu però hai detto che questo governo divide il dibattito tra buoni e cattivi, e chi cerca le cause è tacciato di antisemitismo, ma in realtà il governo di Giorgia Meloni è abbastanza moderato, diciamo, su questo tema. Fino a un certo punto sì, è moderata Giorgia Meloni, io condivido le parole che ha appena detto Monica Guerzoni. Giorgia Meloni ha dei toni molto spesso moderati, pacati e giustamente preoccupati e apprensivi. Non potrei dire la stessa cosa di larga parte del governo e degli organi di informazione. Giorgia Meloni, ce l'ho qui davanti, il 28 luglio del 2014, quindi 9 anni fa, scrisse una frase di questo tipo, un tweet: un'altra strage di bambini a Gaza, nessuna causa è giusta quando sparge il sangue degli innocenti, e poi Israele e Palestina. Per molto meno oggi molti vengono accusati di essere filo Hamas. La frase che tu hai citato è legata esattamente al livello del dibattito, cioè io trovo che ci sia, non da tutte le parti per carità, ma una disonestà intellettuale spaventosa, soprattutto nel centrodestra, perché il centrodestra, tra
tranne rare eccezioni, fa questo ragionamento molto semplice e secondo me disonesto intellettualmente. Dice: dobbiamo condannare tutti Hamas, e ci mancherebbe altro, però poi lascia intendere che il conflitto sostanzialmente è cominciato il 7 ottobre, che Israele può fare qualsiasi cosa e che tutti coloro che osano ricordare perché siamo arrivati a questo punto sono dei filo Hamas. Non è che invento nulla, se uno stamattina comprava Libero, che è un giornale autorevole di centrodestra, in prima pagina, mentre c'è una guerra, c'era il faccione di Di Battista che veniva chiamato Mullah di Ba, perché è filo palestinese, perché il suo intervento a Di martedì è diventato virale in Palestina. Ma sembra un atteggiamento normale? Cioè è giusto definire filo Hamas tutti coloro che ricordano? Hamas è il male assoluto, dopodiché ci sono tante altre cose da raccontare. Cioè questo è quello che io discuto e potrei fare tantissimi esempi. Anche Cacciari è stato accusato di essere filo Hamas. Cioè voglio dire, ormai basta poco. Cioè se il giochi... Beh, sì, beh, devo dire, da qualche parte l'ho letto. Sì, in filo alcuni giornali Hamas di destra, in alcuni Cacciari. Social, ma io l'ho detto. Letto. Beh sì, perché... osa essere vagamente storico e ricordare anche i fatti che hanno preceduto il 7 ottobre. È quello il giochino, è quello di semplificare l'essere vagamente o totalmente filo palestinesi, che vuol dire ricordare le cause del popolo palestinese, con l'essere filo Hamas. Ieri, mi fermo poi, su questa televisione, non su questo canale, ma sull'Aria che tira, un bravissimo sondaggista che si chiama Renato Mannheimer ha detto testualmente: il partito più pro Hamas è il Movimento 5 Stelle. Ora, io non so su quali basi l'abbia detto, ma se si attua il giochino per cui essere filo palestinesi, che è legittimo, è umano, vuol dire essere filo Hamas, la disonestà intellettuale è a quintali, allora, proprio, cioè è esplosa. In questo senso parlo di buoni e cattivi. Professor Cacciari, ecco, no, perché voglio dire, c'è disonestà intellettuale? C'è una cosa in generale che riguarda questa tragedia, che riguarda l'Ucraina, che riguarda in generale come seguiamo, come la stampa, i media seguono di solito ogni evento di questo genere. Cioè inizia con la prima immagine, cioè la storia non si fa mai, va bene? La storia non si è fatta con l'Ucraina, non si fa qui, eccetera, eccetera. Quindi la guerra non ha mai un prima. La guerra non ha mai un prima. Qualcuno ci prova, ma in generale la situazione è quella. La guerra non ha mai un prima, va bene. Ma per quanto riguarda Hamas, ma io ho scritto e dico e ripeto che la lotta contro Hamas è una lotta per il popolo palestinese, perché se il popolo palestinese ha una guida e una leadership di quel genere, il patto di cui prima parlavo è impossibile, esattamente come è impossibile se gli israeliani continuano ad avere leadership tipo Netanyahu. È impossibile. Allora, prima di tutto c'è un problema di leadership, anche lì, tra israeliani e palestinesi. A Cacciari la Meloni ha detto ieri, quando è che ha parlato alle Camere, ha detto che Hamas non rappresenta la lotta palestinese, ma certo, esattamente, non c'è paragone, ma insomma, come Netanyahu non rappresenta tutti gli israeliani, che discorso è? Però è chiaro che Hamas che ha un'influenza crescente, Netanyahu, Hamas è giunta anche ad avere il governo dell'autorità palestinese, cioè alla maggioranza Hamas, scherziamo, Hamas, a Gaza hanno vinto le elezioni. Tra i vari disastri che abbiamo combinato gli Stati Uniti con Iraq, eccetera, eccetera, cosa di cui attualmente Biden sembra rendersene conto, c'è anche stata la estremizzazione dei palestinesi. La islamizzazione dei palestinesi, che 30-40 anni fa nei palestinesi c'avevano una maggioranza cattolica, va bene? Cristiana è comunque laica. Una generazione fa la maggioranza era cristiana. Senta, professor Cacciari, però siccome è uscita adesso un'ANSA che dice che al Consiglio europeo le tensioni sono molto forti perché c'è un gruppo di paesi di cui fa parte la Spagna che chiede parole più nette
sul... Il cessate il fuoco, ma esatto, chiaro, chiedono il cessate il fuoco, mentre invece gli altri vogliono pause umanitarie. Ma è chiaro che bisogna chiedere il cessate il fuoco, viva Dio, è chiaro che bisogna chiedere il cessate il fuoco. L'Austria dice che non esiste questo concetto di cessate il fuoco, e se non esiste di fronte a una guerra che può far deflagrare il mondo, insomma. Però Israele dice che il cessate il fuoco favorisce Hamas, e quindi non si può chiedere il cessate, un cessate il fuoco. E allora bisogna continuare una guerra, e la guerra diventa, io sto ragionando in termini logici, e allora la guerra diventa assoluta, perché se Israele vuole distruggere Hamas, che è una componente dei palestinesi, è chiaro che se questo è l'obiettivo, la guerra è destinata a diventare tecnicamente quello che si dice una guerra assoluta, cioè una guerra che non ha come fine recta intenzio il patto, ma ha come fine la distruzione del nemico. Va bene? Come era diventata la seconda guerra mondiale, gli alleati nei confronti della Germania nazista. L'obiettivo non era più il patto, era la resa incondizionata sulla base della distruzione del nemico. E fino adesso, Anna Momigliano, questo è quello che Netanyahu e anche i capi dell'esercito israeliano hanno spiegato al mondo intero. Vogliono distruggere Hamas. Come questo sia possibile ancora non l'abbiamo capito, ma forse non lo sanno neanche loro, non lo so. Però ti volevo chiedere un'altra cosa, Anna. Siccome molti intellettuali come Grossman, ma anche altri, ritengono che il mondo della sinistra non abbia capito che questi attacchi di Hamas del 7 ottobre prefigurano una situazione completamente diversa, mai vista prima. È così che c'è poca comprensione? No, secondo me hanno ragione. Cioè, quello che abbiamo visto il 7 ottobre, lo Shabbat nero, come è chiamato in Israele, è una cosa. Senza precedenti. È vero che si inserisce nel contesto di guerra israelo-palestinese, ma è qualcosa di nuovo per tre ragioni. Prima, il numero di morti. Parliamo di 1400 israeliani avvenuti, uccisi in un solo giorno. È la più grande strage di ebrei in un solo giorno dopo l'Olocausto. Poi per i bersagli, che sono civili, uomini, donne, tanti bambini andati a stanare nelle loro case, dentro i confini internazionalmente riconosciuti. Dice il professor Cacciari, è come l'11 settembre. E poi la crudeltà perpetuata, adesso non entro nei dettagli perché non mi sembra questo il ruolo, però sappiamo di scene veramente atroci, e non parlo di quelle dichiarate dall'esercito israeliano, parlo di cose atroci messe da Hamas sui suoi social per vantarsi, perché è gente che si vanta di queste cose. Ecco, questo vuol dire che quello che ha subito dalla Carta Bianca Israele, che Israele ha il diritto di radere al suolo Gaza. Io sono delle persone che sono fermamente convinte che no. Israele ha subito questa cosa, ma non ha Carta Bianca. Ciò nonostante, la mia sensazione è che tra i critici di Israele non sia ben passato questo messaggio di quanto questo evento sia stato come uno spartiacque da cui non si torna indietro così facilmente. E aggiungo un'ultima cosa sul cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è a mio avviso anche desiderabile, però va messo in un contesto per cui Israele ha 200 persone, incluso una trentina di bambini piccoli, rapiti da Hamas. Il cessate il fuoco passa anche da trovare una soluzione per restituire il ritorno Israele degli ostaggi. Da questo punto di vista io ho più fiducia nel Qatar, che sta mediando con Hamas tra mille luci e ombre, che nell'Unione Europea, che non so quale canale abbia. Cessate il fuoco in cambio del ritorno degli ostaggi. Questo sarebbe il pubblico israeliano lo farebbe molto felice. Adesso ma comunque ci sono invece la consapevolezza che è un salto, la consapevolezza che è stato un salto, l'azione di Hamas costituisce un salto qualitativo, c'è stata e come, voglio dire, perché non, c'è stata e come, che l'analogo dell'11 settembre, dopodiché appunto per quello Biden dice non ripetete i miei errori, non fate come noi abbiamo fatto dopo l'11 settembre. Non fate come noi abbiamo fatto dopo l'11 settembre, facendo scoppiare un incendio ancora più grande che coinvolge. Perché che poi non c'è mica soltanto la Palestina, c'è la Siria, c'è la Siria, c'è il Libano, non c'è solo la Palestina. Allora la Biden, che forse in questo caso
anche dimostra di ragionare, di essere ancora in grado di ragionare, dice non fate scoppiare un incendio ancora più grande. Cerchiamo. Volevo mettere a fuoco un attimo la questione della lettera degli intellettuali israeliani, tra cui Grossman, che ha fatto notizia, ma andrebbe letta e riletta tutti i giorni da chiunque si occupi di politica e voglia parlare di questa drammatica questione, perché lì dentro c'è proprio un appello, diciamo, anche alla sinistra del mondo nel cercare di non contribuire a soffiare sul fuoco. Lui lo dice alla sinistra perché si aspetta dalla sinistra un atteggiamento diverso, e faccio riferimento a Scanzi prima sui giornali. I giornali hanno l'informazione un ruolo fondamentale. Se i terroristi si mettono le bodycam addosso per filmare queste tragedie devastanti, questo scempio di corpi e di vite umane, tutti noi che facciamo questo mestiere non possiamo contribuire a soffiare sul fuoco e a infiammare gli animi della politica e dell'opinione pubblica. Io francamente non ho visto chi ha soffiato sul fuoco. Chi ha soffiato sul fuoco? Si parlava di alcuni passaggi su alcuni giornali. Cercare di ragionare, cioè, come stiamo facendo ora, chi ha soffiato sul fuoco? Scanzi, chiamato in causa? No, mi riferivo chiaramente ad alcuni organi di stampa del centrodestra. Ho fatto il nome di Libero, posso fare altri nomi, di sicuro non mi riferivo a Cacciari o ai presenti. Vorrei anche dire, però, Monica, era solo per contestualizzare. Volevo anche dire però che quando voi avete sottolineato il fatto che questo è una sorta di nuovo 11 settembre, siamo tutti d'accordo. Ricordo che il cessate il fuoco allo stato attuale nel Consiglio europeo è minoritario, cioè lo vuole la Spagna, ma la maggioranza dei paesi allo stato attuale non lo vuole. Non lo vuole Netanyahu. Quando si parla di un cessate il fuoco per aiutare anche la liberazione degli ostaggi, vi ricordo che oggi sarebbero morti 50 ostaggi nei bombardamenti a tappeto di Israele sulla Palestina. Quindi più aspettiamo, più c'è anche questo altro aspetto. E poi il ruolo degli Stati Uniti. Ha ragione Cacciari a sottolineare Biden, che ha detto a Netanyahu, tirandogli le orecchie, non t'azzardare a fare lo stesso errore che abbiamo fatto noi dopo l'11 settembre. Ma io mi domando e vi domando, la pausa che sta chiedendo gli Stati Uniti a Netanyahu è una pausa volta alla pace o volta al raggiungimento di un patto, come l'ha chiamato Cacciari citando San Tommaso? Speriamo, non lo come possiamo molti sapere dicono, adesso. Ha detto... però Biden sembra che abbia chiesto questo a Netanyahu perché dà per scontato una reazione dell'Iran e dice: ragazzi, attenzione, preparare, perché laddove reagisce l'Iran... Non diamo per scontato niente qui, anche perché l'Iran non ha nessun interesse a entrare, a aprire un grande conflitto in cui viene a una inflazione altissima, una situazione economica, come fanno il primo errore, c'è uno smottamento in quel paese, la popolazione si caccia, i turbantoni, gli ayatollah, quindi quello è un altro capitolo. Però volevo chiedere una cosa a Monica Guerzoni, così Stati vi porto sulla loro pace. Un attimo su quello che sta succedendo in Italia, perché in tutto questo, poi chiedo anche a lei, professor Cacciari, Giorgia Meloni adesso, in questo momento, è uscita un'ANSA, boccia il prelievo sui conti correnti, non se ne parla. Perché cosa è successo? Che qui da giorni parliamo di una manovra economica di cui non c'è un testo scritto. Oggi il ministro dell'economia Giorgetti ha dovuto dire che è solo una bozza, quindi è non è credibile, non possiamo discutere seriamente di quello di cui leggiamo da giorni e giorni, 11 per la verità, perché è stata presentata 11 giorni fa. Sì. C'è all'interno della maggioranza della Meloni un grosso problema, sia con la Lega che con Forza Italia. Cosa sta succedendo? Ma perché c'è sempre questa volontà, anche comprensibile, di mostrare una compattezza proprio tetragona di questa maggioranza. Quindi si va in Consiglio dei Ministri, si approva un testo, adesso non va neanche più scuola a dire salvo emendamenti da parte della maggioranza. Si dice salvo emendamenti e la maggioranza dice va bene, niente emendamenti. Cosa che peraltro mette il silenziatore al Parlamento, che dovrebbe proprio parlare, diciamo, è il suo ruolo
da statuto, diciamo, e invece il Parlamento non parla più. Dopodiché vengono fuori le magagne, e cioè il grandissimo contrasto che c'è tra le promesse elettorali e lo stato dell'arte, con i soldi pochi che ci sono in cassa, con lo scostamento fatto, e Giorgetti che si trova a dover difendere la manovra impostata dai suoi stessi, per esempio Salvini, che cosa fa Salvini in un momento del genere, con la questione Gianbruno ancora non chiusa, con il Presidente del Consiglio in una situazione anche personale molto dolorosa, il governo con tensioni, all'estero abbiamo visto che cosa c'è. Cosa fa Salvini? Per esempio dice: no, vabbè, ma io avevo detto che abolivamo la Fornero e invece siamo a quota 104, allora smette di fare Salvini, no, perché appunto, c'è stata però la rispolveriamo gli extra, profitti. Rispolveriamo gli extra profitti delle banche e mettere due dita negli occhi a Tajani e ai Berlusconi, e quindi chiaramente tutto questo è fatto un po' ad arte. Quello, quello degli extra profitti era l'unica cosa seria che praticamente potevano non esiste, fare, infatti non si è fatto. E per avere un po' di risorse per le situazioni più drammatiche di questo paese. Parlo di dramma, mi vergogno a parlare di dramma dopo che abbiamo parlato di quello che avviene in Israele e in Palestina, sia chiaro. Ma però, insomma, ma situazioni... secondo lei regge questa maggioranza di governo? Perché... ma regge per forza. Primo perché non c'è nessuna opposizione minimamente credibile, anzi neanche più li sento. Boafoni. Sì. Ma ripeto, le cose più serie su cui avevano iniziato a parlare se le sono rimangiate. Se volessimo avere delle risorse per affrontare certi drammatici problemi sociali, altro che prelievo sui conti correnti. D'altra parte cos'è un nefandum, il prelievo sui conti correnti? Cosa ha fatto il compagno Amato? 30 anni fa. Appunto, è quel fantasma. Non mi pare che sia stata la rivoluzione in Italia. Però qui era per chi non aveva pagato le tasse, il prelievo sui conti correnti. Era riferito all'Agenzia delle Entrate per chi non aveva pagato. Come lei sa, una patrimoniale, io l'ho sempre sostenuta. Senza patrimoniale, certe questioni in questo paese, anche di emergenza, non possono essere affrontate. Sì, ma con 1.800 miliardi di debito, col 4,5% dei costi del debito che stanno crescendo così. Hanno promesso la flat tax e adesso ci ritroviamo con una manovra economica in base a quello che finora come sappiamo, le tasse sono come aumentate. Come si è pentito Biden, potrebbero pentirsi anche loro, no? Scusi un momento. Non lo sappiamo. Senta, ma professor Cacciari, il caso Gianbruno non avrà ripercussioni su questa maggioranza? E chi è Gianbruno? Gianbruno è l'ex compagno di Giorgia Meloni, dal quale la Presidente del Consiglio si è separata, ha annunciato sui social. Me ne hanno parlato, ma riguardo è sicuro non ne so nulla. Non sa nulla, non ci credo. Giuro, però è una bella lezione nulla, questa per tutti noi. Giuro, proprio che ne non discutiamo ne so da giorni. No, noi ne discutiamo il necessario e ne discutiamo semplicemente perché abbiamo una Presidente politico, del Consiglio. Certo. Rubava sto Gianbruno, cosa faceva? Una Presidente del Consiglio che ha, ci ha reso edotti di tutte le decisioni che lei prendeva di Gianbruno proprio non so niente. Della Meloni qualcosa, ma di Gianbruno c'è un aspetto politico unico però. No, premesso che apprezzo molto il disinteresse di Cacciari, e ha ragione secondo me, però c'è un unico aspetto politico, scherzi a parte, il rapporto ai minimi termini tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, cioè questo è il tema politico. È chiaro che Giorgia Meloni è convinta fermamente che al netto dello strapotere, secondo me meritato, di Antonio Ricci, quei fuori onda Striscia la Notizia sono arrivati perché qualcuno a Mediaset o dentro Forza Italia non vuole Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Arianna Meloni, Lollobrigida e Fazzolari si sono ritrovati due volte in stretta, proprio un gruppo molto ristretto, e hanno detto testualmente: temiamo, la Meloni lo ha detto, temiamo che ci siano altri fuori onda, e questo non si sa se sia vero o meno, ma soprattutto da ora in poi non concediamo più niente a Forza Italia e a Berlusconi, alla famiglia Berlusconi, e si sta vedendo, si sono spaccati sulla nomina alla commissione per l'intelligenza artificiale di Amato, che citavamo prima, si stanno spaccando sulla prescrizione, si
sono spaccati su questo aspetto che citavate prima, sull'entrare nei conti correnti, si spaccano su altri aspetti. Poi non vuol dire che il governo salta per questo aspetto, ma che la Meloni non si fidi più di Forza Italia, che Tajani stia facendo il pompiere dentro la maggioranza, questo è un dato di fatto. Ma non è che non si fida di Forza Italia, non si sono mai fidati l'uno dell'altro. Ma non si fida della famiglia Berlusconi, forse non si fida di Tajani, si fida, ma essendo Tajani il garante del patto, in qualche modo non è chiaro si fida che c'è della... stato non di mezzo. Ma non si fida dell'altro, ma differenza della sinistra, che non si fida, ma che nessuno si fida l'uno dell'altro, neanche della sinistra. Però si rompono i governi, loro non si fidano lo stesso, ma quei governi tengono, perché non si sono mai automandati a casa. Ah, certo. Sì, quindi non lo faranno neanche questa volta. Neanche questa volta. Salvini ha mandato a casa Conte, però sì. Eh? Sì, però non era, diciamo tutta il suo destra. Centrodestra. Destra-centro. Professor Cacciari, siccome da ieri è nelle librerie il suo nuovo libro che si intitola Metafisica concreta, pubblicato con Adelphi, è un testo molto difficile, ma con degli spunti interessanti. Che cosa ci racconta del nostro mondo di oggi? Ripercorre il rapporto tra scienza e filosofia, scienza, concretezza, metafisica, filosofia, mette insieme questi due termini e spero che faccia capire, certo con qualche difficoltà, ma faccia capire come questo rapporto tra scienza e filosofia, tra scienze umanistiche e scienze cosiddette dure, sia un problema da affrontare e da risolvere in termini non dualistici e senza alcuna astratta separatezza. Ne va un po' della nostra civiltà. È un tema di civiltà, esattamente come quello di cercare di fare le guerre quando, ahimè, è necessario, ma in base a quella recta intenzio che dovrebbe condurci poi a una pace. Allora, metafisica concreta, e adesso veniamo a qualche cosa di anche molto concreto, che è la manovra economica della quale abbiamo parlato questa sera. I giudizi arrivano, anche se un testo definitivo non c'è. Ce lo spiega Paolo Pagliaro. Meglio fare poco che fare male. È una soluzione per insufficienza di prove il verdetto che Tito Boeri e Roberto Perotti riservano alla manovra del governo Meloni. Su Repubblica i due economisti sostengono che per molti aspetti questo governo è in continuità con quello di Draghi, a cominciare dalla conferma del taglio dei contributi sociali. Giudicano positivo anche l'aver rimesso in moto il meccanismo automatico di aggiustamento delle pensioni in base all'allungamento della vita, il che rende maggiormente sostenibile nel tempo il nostro sistema pensionistico. E qui, per la verità, più che con Draghi, la continuità sembra esserci con la Fornero. Le critiche riguardano una misura giudicata odiosa come i 2.000 euro chiesti agli extracomunitari che vogliono accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, o l'idea di non considerare il possesso di titoli di Stato nel selezionare chi può accedere alle prestazioni sociali riservate ai più poveri. Per il resto, l'impressione di Boeri e Perotti è quella di uno stile di governo basato sulla provvisorietà. In attesa di sviluppi, provvisori sono anche i giudizi che in questi giorni vengono dati sul primo anno di governo Meloni. Pagella Politica, il principale sito di fact-checking politico in Italia, ha misurato in un libro, Bugie al potere, edizioni Mimesis, la distanza tra parole e fatti. Il risultato è preoccupante, perché conferma che il dibattito sui grandi temi, economia, immigrazione, lavoro, poggia su falsi miti e molti luoghi comuni. Un risultato non provvisorio del nuovo corso sembra invece la progressiva irrilevanza del Parlamento. Open Police oggi ci fa sapere che oltre il 70% delle leggi approvate negli ultimi 12 mesi sono di iniziativa del governo. E siamo in chiusura. Grazie Anna Momigliano, grazie Andrea Scanzi. Grazie Monica Guerzoni, grazie professor Cacciari, ricordo il suo nuovo libro Metafisica concreta pubblicato con Adelphi, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio adesso con Corrado Formiglia su Piazza Pulita, quindi state con noi e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci.